Ciao a tutti, il 23 novembre a Roma lanceremo un'assemblea per fondare il Partito Comunista Rivoluzionario. Per questo oggi siamo qua con Alessio Marconi, dell'esecutivo nazionale di Sinistra Cassa Rivoluzione, che è l'organizzazione che sta promuovendo il lancio di questo nuovo partito. Ciao Alessio, la prima domanda che molte persone forse si fanno è perché noi stiamo facendo questa campagna? Perché serve un nuovo partito. Serve un partito comunista rivoluzionario. Però non c'è. E quindi va costruito. Credo che chiunque oggi si renda conto che il sistema in cui viviamo non funziona. Non è in grado di rispondere a nessuno dei problemi fondamentali che ci sono nel mondo. Le guerre, l'ambiente, il lavoro, uno stipendio che ci faccia arrivare a fine mese, con questa inflazione poi. Le cure mediche. Vogliamo parlare della situazione del sistema sanitario in Italia? Il problema però è che tanti vorrebbero cambiare questa situazione, ma non c'è un punto di riferimento che offra un'alternativa, ok? Per organizzarsi insieme, per fare qualcosa. Oggi abbiamo il governo Meloni, politiche di destra, reazionarie, bigotte. Dov'è l'opposizione? Non c'è. Non possiamo dire che il Partito Democratico stia facendo un'opposizione dignitosa. E quindi è chiaro che in tanti anche pensano e guardano alla politica senza fiducia. Ma hanno ragione loro. No, noi non pensiamo come quelli, i ben pensanti, oh, le masse, il popolo non capisce, non si avvicina alla politica. No, hanno ragione loro perché non c'è un'alternativa credibile e quindi bisogna costruirla. Okay? E questa alternativa deve essere un'alternativa rivoluzionaria. Però molti dei problemi che tu hai citato finora, come la crisi climatica, le guerre, non sono problemi che si vedono soltanto a livello nazionale, che si possono risolvere soltanto qua in Italia. Assolutamente, assolutamente no. Infatti il Partito Comunista Rivoluzionario, che andiamo a fondare a novembre, sarà la sezione italiana di un'organizzazione internazionale, che è l'Internazionale Comunista Rivoluzionaria, un'organizzazione che è presente in 40 paesi in tutto il mondo e che sta promuovendo, proprio in questi mesi, la nascita di partiti comunisti rivoluzionari in diversi paesi. Ti faccio un esempio. Poco fa è stato fondato un'organizzazione, un partito, il Revolutionary Communist of America, pensa negli Stati Uniti, che sono visti come, no, l'antitesi del comunismo nell'immaginario collettivo, e invece si sono uniti a noi centinaia di nuove persone ed è stato lanciato questo partito. Tra l'altro c'è il video di lancio di questo partito, ha avuto 1 milione di visualizzazioni in tutto il mondo, persino in Cina. Sui social è stato ripostato anche da Elon Musk, okay, il corteo in cui i militanti uscivano dopo il congresso. L'ha postato con una certa preoccupazione, il che dimostra che qualcosa capisce essere preoccupato, perché effettivamente si sta creando un punto di riferimento. A dicembre lanceremo un partito analogo in Pakistan. A Lahore ci sarà un grande congresso che lancerà questo partito. In Gran Bretagna l'abbiamo già fatto, fra l'altro abbiamo candidato un militante alle ultime elezioni. Ma in realtà l'abbiamo fatto perché ha avuto un dibattito televisivo con l'ex ministro degli interni britannico, in cui l'ha denunciata per quello che era, una guerra fondaia, ok? L'ha chiamata col suo nome, ok? E centinaia di migliaia di persone l'hanno commentato, sostenendo e chiedendo che si candidasse, e quindi poi effettivamente abbiamo fatto questo. E quindi quello che stiamo facendo è proprio promuovere partiti di questo tipo in tutto il mondo. A giugno c'è stata la riunione fondativa di questa nuova internazionale, l'Internazionale Comunista Rivoluzionaria, dove si sono riuniti 500 delegati eletti dalle varie organizzazioni in tutto il mondo che hanno discusso e approvato il manifesto dell'Internazionale Comunista Rivoluzionaria, che è il testo fondamentale di analisi e che stiamo distribuendo, tradotto in tutte le lingue del mondo, ovunque siamo presenti. Ma un partito del genere ha bisogno di un programma. Puoi dirci qualcosa di più sul programma del futuro Partito Comunista Rivoluzionario? Guarda, noi ci basiamo su un'idea fondamentale, ed è che in questo sistema esistono le risorse
per soddisfare le necessità della popolazione, ok? Dei lavoratori, dei giovani, di quelli che oggi, okay, a cui oggi non è concessa una vita dignitosa. Il problema è che queste risorse sono concentrate in pochissime mani. L'Oxfam ha appena pubblicato uno studio in cui dice che l'1% più ricco del mondo ha la stessa ricchezza del 95% della popolazione mondiale. E non è solo la ricchezza, ma sono i mezzi di produzione, le fabbriche, le cose che servono per produrre, per distribuire, ok, l'economia in generale. Se noi prendiamo queste risorse, allora possiamo garantire una vita diversa a tutti. Ed è su questa base che avanziamo richieste, rivendicazioni, come un salario minimo di 1.500 euro al mese per i lavoratori. Minimo, che è quello che ci permette di vivere, ok? La scala mobile dei salari. Un tempo c'era in Italia. Cioè i salari che aumentano proporzionalmente all'inflazione. Con l'aumento dei prezzi aumentano i salari. Cure mediche di qualità, senza liste d'attesa infinita per tutti. Finanziare la scuola pubblica, l'istruzione pubblica. In questo momento, invece di dare i soldi a questi settori, li danno alla guerra. Okay? Le armi in Ucraina, l'appoggio a Israele. Ed è per questo che, fra l'altro, in questa campagna avanziamo slogan come libri non bombe. Okay? Case, vogliamo case, non caserme. Vogliamo ospedali, vogliamo assistenza sanitaria. Non spesa militare, quei soldi devono andare all'assistenza sanitaria. Vogliamo l'abolizione di tutte le leggi contro gli immigrati, a partire dalla Bossi-Fini. Ok, sono leggi razziste. Vogliamo l'abolizione delle leggi repressive, compreso il pacchetto sicurezza che stanno discutendo adesso. Questi sono i punti fondamentali del nostro programma e si possono realizzare sulla base della nazionalizzazione delle leve principali dell'economia. Okay, delle grandi concentrazioni, dei miliardari, stiamo parlando, non delle piccole proprietà, dei miliardari. Su quella base si potrà avere un'economia, a quel punto pianificata, che lavora per gli interessi e per le necessità sociali. Ma come si può oggi lottare per tutto questo? Beh, ci sono alcuni punti che in realtà riprendono cose che c'erano già. A scala mobile in Italia c'era. Come è stata conquistata? È stata conquistata con le lotte, con una stagione di mobilitazione di massa, prima dei giovani e poi della classe lavoratrice, che è partita negli anni 60 ed è andata avanti tutti gli anni 70. Per cui in realtà si vede nella pratica che si possono conquistare queste cose. Più in generale, le basi materiali ci sono quelle che dicevo prima, cioè vanno prese. Quello è il punto, non è che non ci sono, è che sono nelle mani sbagliate, nelle mani dei miliardari, ok? Vanno prese e su quella base si possono attuare questi punti. Il problema è come si può fare. E ti ripeto, la lezione viene dalla storia, con la lotta, ok? Con i movimenti di massa, con gli scioperi, ma anche adesso, per esempio in Gran Bretagna, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nell'industria automobilistica, è stato raggiunto recentemente un accordo per aumenti salariali del 30%, ok? Come? Sulla base degli scioperi articolati, della mobilitazione dei lavoratori. Perché poi in questo sistema, nel sistema in cui viviamo noi, sono i lavoratori che fanno funzionare tutto, ok? E quindi se si bloccano, non funziona più niente. I padroni, i grandi proprietari delle fabbriche, della logistica, se i lavoratori si mobilitano insieme compattamente, non possono fare niente. Evidentemente il problema è che oggi tanti lo vorrebbero fare. Parlavo con dei nostri compagni che sono andati fuori dai cancelli di Amazon, ok, proprio in questi giorni, e i lavoratori dicevano: ma quando è che si sciopera? Non è che non ci sia la voglia, il problema è che non c'è un punto di riferimento, non c'è. O non c'è un'organizzazione, o se c'è un'organizzazione, come nel caso, devo dire, del sindacato, le direzioni di queste organizzazioni fanno tutto tranne che organizzare queste lotte, okay? Tranne che organizzare la controffensiva. E quindi il punto
è che bisogna organizzarsi nei posti di lavoro, nelle scuole, nelle università, e il ruolo dei comunisti è proprio questo, ok? La nostra campagna si rivolge anzitutto a quelli che vogliono una società diversa, vogliono cambiare la situazione dove lavorano, dove studiano, magari si sentono isolati, ok? Magari non sanno come fare, e invece proprio organizzandosi si crea quella base, ok? Quel nocciolo che poi promuove queste battaglie. D'altronde, nella storia anche dell'Italia, è grazie ai comunisti che sono state fatte queste mobilitazioni, ok? Ai lavoratori e con la presenza dei comunisti che semplicemente sono quelli che, diciamo così, si pongono in prima linea in queste lotte. E chi vuole partecipare, aderire, come può fare? Beh, deve farcelo sapere. Deve farcelo sapere sul nostro sito, per esempio, rivoluzione.red, c'è un bel banner in home page, aderisci al Partito Comunista Rivoluzionario, basta cliccare e chiunque può inserire i propri dati e viene immediatamente contattato dai nostri militanti della sua città in modo da cominciare a partecipare all'attività. Adesso stiamo cominciando questa campagna, nelle prossime settimane ci saranno decine di migliaia di poster e di adesivi in tutto il paese con su scritto Nasce il Partito Comunista Rivoluzionario. E c'è un QR code, basta fare la scansione, plip, e si possono compilare. Ma più in generale i nostri militanti sono presenti, noi andiamo quotidianamente davanti alle scuole, dentro le facoltà, ai posti di lavoro, nelle manifestazioni, diciamo così, ci si incrocia, ok? E quindi l'unica cosa che bisogna fare è dircelo. E così si può cominciare a discutere. Noi appunto proponiamo anzitutto il nostro manifesto della nostra internazionale come base politica e partecipare all'attività. Poi l'attività che facciamo è molto semplice, noi abbiamo delle riunioni settimanali, ok, che discutono un punto politico di attualità, di storia, le campagne che facciamo e poi organizziamo l'attività. Quella è la cellula fondamentale della nostra organizzazione, dove chiunque condivida la necessità di lottare per una società diversa è il benvenuto. Grazie Alessio, e in descrizione c'è il link per contattarci e soprattutto per venire a Roma e fondare con noi il Partito Comunista Rivoluzionario.